Sono con Gigio Rosa di Radio Marte, ma quanto vi divertite voi qui in vetrina a Sanremo? Guarda, fin troppo, vogliono venirci a prendere, una tragedia, comunque siamo molto felici perché torniamo a Sanremo per il secondo anno consecutivo nella radio vetrina, l'abbiamo chiamata così, di Carpisa su via Matteotti, ma abbiamo aggiunto una seconda vetrina, una vetrina stage, una vetrina palco dove abbiamo dato la possibilità a decine di cantanti emergenti di esibirsi in vetrina, e tutto questo in diretta sia radio che TV, in radiovisione. Tutta la notte fare a pugni per te, tutta la notte per scappare con te. No, non è vero che potrei abbandonarti sulle scale o in mezzo al mare. Siamo davvero felici di aver dato un pizzico di visibilità e soddisfazione a tanti artisti che magari per un motivo o per un altro lo show business non rende loro quanto meriterebbero. E c'è un sacco di gente fuori, ma quanto è importante coinvolgere la gente e come lo si fa al meglio? Beh, insomma, se sei credibile la gente si fa coinvolgere, noi non mentiamo. In vetrina ci sono tanti artisti capaci, bravi, talentuosi e stanno facendo la loro parte. Va bene, un saluto agli amici di radiospeaker.it. Ciao ragazzi, vi seguo, fate i bravi, fate sempre la vostra parte. Radiospeaker.it, un abbraccio da Gigi Rosa. Grazie.